Qualche centinaio di anni fa era normale osservare il cielo e conoscere le costellazioni e tutte le loro storie, usanza che si è perduta miseramente a causa di tutto l'inquinamento luminoso che sovrasta le nostre città. Quei puntini lì, a miliardi e miliardi di chilometri di distanza, sono stelle simili al nostro Sole, a volte più piccoli, come Proxima Centauri, la stella più vicina alla nostra, ed altre più grandi, come Betelgeuse, uno dei supergiganti della nostra galassia. Spesso ci sono anche dei pianeti ad orbitare attorno a loro. Siamo così piccoli ed insignificanti rispetto all'immensità dell'universo che quasi mi verrebbe da dire: siamo qui perché la nostra esistenza è utile per l'evoluzione di tutto. Ancora non abbiamo dato il nostro contributo alla storia del cosmo. A long time ago, in a galaxy far far away. Ok, forse parliamo di tanto tempo fa, ma non di una galassia così lontana, visto che siamo limitati ad osservare ciò che ci accade intorno. Seguendo il racconto degli scienziati, 14 miliardi di anni fa, tutto ciò che conosciamo si è originato attraverso un'esplosione denominata Big Bang. E da allora l'universo si sta espandendo alla velocità di 73,2 km al secondo. Si sono formate le stelle, i pianeti, le galassie, le nebulose, gli ammassi galattici, i buchi neri, le stelle di neutroni, le pulsar, insomma, tutte le meraviglie che ci circondano. Dal punto di vista prettamente scientifico-filosofico, l'universo è una macchina perfetta che non sbaglia mai. Se cade una mela sulla Terra, sono abbastanza convinto che la stessa mela possa cadere allo stesso modo, seppur con numeri leggermente diversi, da qualsiasi altra parte nel cosmo, in qualsiasi istante del tempo. Detta in termini leggermente più scientifici, cito testualmente una frase di un famosissimo articolo di Einstein sull'Electrodynamic Vector Körper, ovvero sull'elettrodinamica dei corpi in movimento. Le leggi fisiche sono le stesse per tutti i sistemi di riferimento. In pratica, dietro all'universo, c'è una struttura, uno scheletro, che tiene in piedi l'universo, che, ad oggi, è sempre stato perfetto, non ha mai smesso di funzionare e probabilmente non lo farà mai. Vi ho portato qui a vedere una stella, morente, sperando che vi piacesse. Mi avete lasciato solo, ma presto anche qualcos'altro esploderà e non sarà Betelgeuse. Certe volte ci ripenso e continuo a non rendermi conto di come abbiate fatto a spegnere quella stella che è dentro di me. Eccoci qua, sono tornato, sono stato fuori un po', eh. Devo dire che questo mese di agosto mi ha fatto bene e fatto male, diciamo.
sono successe un sacco di cose in realtà. Ve le spiego un po' in poche parole e perché sono rimasto un po' defilato da fare video. Ci sono vari motivi. Il primo è perché non riuscivo praticamente ad aprire Premiere per montare video. Non riuscivo veramente a mettermi qui al PC perché ero quasi un burnout, diciamo. E ho preferito prendermi un po' di tempo per me, anche se diciamo che è stato più un periodo di disintossicazione più che periodo per me. Sono successe tante cose, ho preso il Covid, ho saltato il concerto dei Temperance. Sono andato comunque, dopo che mi è passato il Covid, a vedere Nano War of Steel e Furor Gallico a Fabbrica di Roma. Sono andato a vedere Rancore anche il giorno dopo. Ho aspettato un pochettino per fare questo video perché ieri sera sono andato anche a vedere Mugla all'Largo Venue. Diciamo che volevo un po' parlarvene, anche se diciamo che c'è poco da dire. I Mugla sono veramente fantastici e sinceramente quello che vorrei dire è: vorrei ringraziare voi in primis, che quando venite appunto ai concerti e venite comunque a scambiare delle parole con me, venite a salutarmi. Questo è veramente la cosa più bella che potesse capitarmi, ecco. Diciamo che era proprio questo quello a cui aspiravo: trovare persone con cui veramente andare in sintonia, persone con cui posso parlare di quello che mi interessa veramente, e di questo sono veramente ma veramente contento. Bando alle ciance, signori, andiamo. Oggi finalmente vado a spuntare un elemento sulla mia vision board, uno dei miei sogni da quando ho aperto il canale. È da un anno che, da quando praticamente ho aperto il canale, che sto dicendo: voglio fare il video sullo space black metal, però lo voglio fare fatto bene. E non è stato facile. Sento che avrei potuto fare di meglio, però a me va bene anche così. In futuro sicuramente arriveranno altri video. Questo è solo un'introduzione allo space black. Spero che comunque sia vi piaccia e spero di aver dato giustizia, diciamo, a questo gruppo di cui vi andrò a parlare oggi. Io non sono nessuno per poter dire che siamo soli nell'universo. Anzi, vi dirò, non ne sono convinto proprio per niente. Oggi però non voglio annoiarvi con i miei discorsi, che in molti reputeranno senza senso, anche se un senso ce l'hanno e come. Voglio solo farvi sognare un pochino prima di iniziare a parlare di musica. Ripeto, per quanto sono convinto che nell'universo non siamo soli, il cosmo è il posto perfetto per il vero ascoltatore di black metal. Il freddo nulla cosmico. Sapete, nello spazio aperto si raggiungono temperature bassissime. È il posto più freddo che possiamo trovare. Arriviamo quasi a toccare lo zero assoluto. Pensate che nella nebulosa Boomerang, ad esempio, a 5.000 anni luce da noi, nella costellazione del Centauro, possiamo trovare il luogo più freddo scoperto in natura, meno 272 gradi. Immaginate ora un posto dove non c'è nessuno che possa darvi fastidio, un posto dove non dovete rendere conto a nessuno. Il posto perfetto per chi è amante del black metal. Ed è proprio per questo motivo che nel lontano 1999 tre ragazzi svizzeri sollevarono lo sguardo e cominciarono a puntarlo verso il vuoto più grande di tutti, dando vita ad un genere mai visto prima: lo space black metal. Non si può parlare di space black metal senza nominare i Dark Space. Vi dico la verità, io ho avuto un po' dei problemi ad ascoltare questo gruppo all'inizio, però facendo questo video e riascoltandoli devo dire che ho cominciato ad amarli veramente tanto e ve li consiglio veramente. Soprattutto, ecco, diciamo che effettivamente questo gruppo è il cardine dello space black metal. Diciamo che senza di loro non avremmo praticamente tutti i gruppi che adesso fanno questo genere. Un po' come i Summoning sono stati l'inizio
del filone Tolkien Black Atmospheric Epic, loro sono gli iniziatori di questo filone riguardante lo spazio. A quanto pare sembrano essere parecchio resti alle interviste. Dal vivo è difficilissimo vederli. Sì, ma c'è anche di peggio, e devo dire che... Avete mai visto suonare i Summoning Live? Se vogliamo ascoltare una loro canzone, dobbiamo sperare che qualche gruppo che andiamo a vedere ci suoni una cover, come ad esempio gli Zuriake oppure gli Elderwind. Fatto sta che sicuramente questi gruppi, più che sicuramente, probabilmente non li vedremo mai in Italia. Di loro si conosce solo l'identità di Tobias Mockl dei Passage d'Hiver. Si fa chiamare Vrot qui, ed è il chitarrista. Gli altri due sono Zaral e Zorg. Tutti e tre contribuiscono a creare un'atmosfera distorta con la loro voce. Il loro primo album arriva nel 2003, Dark Space 1. E già da subito si può capire il loro concept, la loro filosofia. Praticamente hanno basato tutta la loro carriera rendendo tributo all'immensa vacuità e freddezza dell'universo. Il cosmo, lo spazio aperto e profondo. Se ci pensiamo, per quanto bello possa essere, è comunque una landa di morte, solitudine, vuoto e buio. Ecco perché si sposa bene con il black metal. Per quanto riguarda il sound ricreato dalla band, ho parlato solamente di voci distorte. Le chitarre sono molto aggressive e portano la distorsione a un livello inaudito. L'approccio dei Dark Space alle tematiche è molto più cinematografico e fantascientifico. Più avanti nel video vedremo che ci sono vari approcci a questo genere e poi vi spiegherò un po' ciò che ho notato immergendomi in questo genere. I testi di Dark Space sono chiari riferimenti a colonne portanti cinematografiche come 2001 Odissea nello spazio e Alien e molto altro. Per capire appieno ciò che vogliono ricreare i Dark Space, prendiamo in considerazione la canzone Dark 4.19. Questa canzone è l'esempio perfetto che ci serve per capire il concept di Dark Space. Una canzone che mette ansia, ma non un'ansia normale, quell'ansia che nessuno di noi potrà mai provare. L'ansia di vagare nello spazio e sapere che si sta andando incontro ad una lenta e dolorosa morte certa. Il sentimento più forte e più antico dell'animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell'ignoto. E potrei anche citarvi un'altra frase di questo maestro indiscusso: penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l'incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo su una placida isola di ignoranza, in mezzo a neri mari di infinito, e non era previsto che ce ne spingessimo troppo lontano. Le scienze, che finora hanno proseguito ognuna per la sua strada, non ci hanno arrecato troppo danno, ma la ricomposizione del quadro d'insieme ci aprirà un giorno visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa, che o impazziremo per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo medioevo. Questo è solamente per introdurvi alla filosofia concepita da Howard Philip Lovecraft. Molti di voi la conosceranno già. Io, come sapete, sono un appassionato di questo scrittore e finalmente, devo dire, sono riuscito a metterlo in mezzo a un mio video riguardante la musica. Questo perché? Perché effettivamente quello che ci raccontano, tra molte virgolette, i Dark Space è proprio il misticismo cosmico,
più comunemente chiamato il cosmicismo. E è una filosofia, appunto, coniata, questo termine è stato coniato da H.P. Lovecraft, e diciamo che ha basato praticamente tutti i suoi racconti su questa filosofia, questo pessimismo cosmico. Vi spiego in poche parole cosa ci dice Lovecraft nei suoi racconti, cioè cosa ci vuole far capire, in poche parole, che noi come specie siamo una presenza insignificante nell'universo, una piccola, appunto, specie che si illude con arroganza di avere un ruolo cruciale nell'universo, ma effettivamente potremmo essere spazzati via in qualsiasi momento da forze che neanche conosciamo, le quali, appunto, le quali ignoriamo la presenza, e che anche loro effettivamente ignorano la nostra presenza. E anche se fosse, diciamo che per queste forze sarebbe effettivamente facilissimo spazzarci via, ecco. Perché ho voluto spiegarvi la filosofia di Lovecraft? Perché appunto i Dark Space, come ho detto prima, parlano, mi fanno pensare proprio al cosmicismo, al pessimismo cosmico. Non so se abbiano mai preso effettivamente spunto dai racconti di Lovecraft, però c'è da dire che l'ansia che mi trasmettono appunto le canzoni di Dark Space mi ricorda assolutamente anche un po' questa filosofia che ho trovato nei racconti di Lovecraft. Secondo me le due cose possono andare effettivamente a braccetto, e vi posso assicurare che i Dark Space parlano di pessimismo cosmico, anche perché sono andato a controllare su Metal Archives e ho notato appunto che tra le tematiche affrontate c'è il cosmic mysticism. I Dark Space hanno aperto una porta nel black metal. Da lì svariati gruppi hanno cominciato a parlare dello spazio in modi completamente diversi. Sappiate solamente che lo space black metal può avere approcci molto diversi, e ve ne cito alcuni. Arrivati a questo punto del video, signori, io vi consiglio di prendere appunti, perché sto per nominare alcuni gruppi. Questa volta dirò chi sono, perché tante volte magari mi sono arrivati giustamente dei commenti nei video in cui mi dicevate: Frank, ma chi è questo gruppo che hai detto in questo minuto? Perché giustamente non, cioè, facevo magari vedere l'immagine, o comunque sia dicevo il tizio chi era, ma non ho mai detto chi era, come si chiamava il gruppo. Questa volta dirò gruppi e nominerò tutti i gruppi, per cui prendete appunti, se vi possono interessare andate ad ascoltarli perché sono veramente allucinanti. L'approccio più sinfonico e onirico, i francesi onirism. Signori, per quanto riguarda i sogni lucidi, la domanda che mi potete fare adesso è: ma Frank, cosa c'entrano i sogni, il mondo onirico con lo spazio? Beh, effettivamente è una cosa che sembra non c'entrare niente, ma in realtà è molto affine con lo spazio. Andate a informarvi sotto per quanto riguarda i sogni lucidi, per quanto riguarda appunto i viaggi astrali e comunque sia tutto quel mondo che c'è appunto su queste cose appunto che hanno a che fare con i sogni. L'approccio metafisico e filosofico con Spectral Lore e Mare Cognitum. L'approccio scientifico con Mesartim. L'approccio più poetico con Midnight Odyssey. Allora signori, per quanto riguarda Funeral of the Astral Sphere, sicuramente è tra i miei album black metal preferiti. Vi devo dire che questo album veramente raggiunge delle vette che ben pochi riescono, forse solo un gruppo, una persona, perché è una one man band, riesce a toccare. È sicuramente tra i miei album preferiti, vi consiglio assolutamente di andarlo ad ascoltare. Non vi mettete paura se l'album intero dura 2 ore, se le canzoni durano tantissimo. Andate ad ascoltarlo perché è un viaggio mentale incredibile. Vi fa veramente viaggiare a livelli spropositati. Ovviamente ne parlerò in un video a parte di Funeral of the Astral Sphere. L'approccio fantascientifico sci-fi
con progenie terrestre pura. Questi sono solamente alcuni esempi che mi vengono in mente. Tempo fa, mi ricordo, ora non ricordo effettivamente chi fosse, mi disse che non ascoltava Space Black perché la sua risposta, cioè la sua risposta era alla domanda: ma ascolti Space Black? Mi disse appunto che non ascolto canzoni che si chiamano con numeri, elenchi puntati o comunque sia codice Morse. Beh, vi posso dire che queste cose nello Space Black sono luoghi comuni. Infatti, appunto, se andate a vedere le canzoni di Dark Space, sono praticamente tutte canzoni in fila, numerate, diciamo. O comunque c'è un album dei Mesar Team che è un codice Morse, e anche le canzoni sono codice Morse. Beh, io quello che voglio dirvi è, che voglio farvi capire in questo video, è: non fatevi scoraggiare da questo, dal lungo minutaggio delle canzoni, dagli abbondanti sintetizzatori che sono presenti in questo genere, oppure dalla lunghezza infinita dell'album. Questi sono, bene o male, quasi tutti i luoghi comuni che possiamo trovare in No Space Black. Quello che voglio farvi capire è: trovate il vostro filone preferito, diciamo, di Space Black Metal. Se vi piace, per esempio, l'Atmospheric Black Metal, io posso consigliarvi Midnight Odyssey, quello sicuramente fa per voi. Se vi piace il Symphonic, puntate su Onirism. Se vi piacciono i sintetizzatori, Mesar Team, assolutamente Mesar Team. O comunque, se vi piace il black metal classico, c'è Mare Cognitum e così via. Signori, io spero di essere stato abbastanza esaustivo per quanto riguarda questa introduzione allo space black metal. Questa è solo, ripeto, è solo un'introduzione. Farò dei video in futuro per spiegare un po' tutti gli approcci che ci sono in questo genere. Un grazie speciale di nuovo va a mio fratello, che ha contribuito all'introduzione di questo video. Spero vi sia piaciuta. Signori, io di nuovo vi ringrazio per essere arrivati fin qui, per aver visto questo video. Se pensate che me lo sia meritato, lasciate un bel like a sostegno del canale. Se comunque sia guardate i miei video e ancora non siete iscritti, io vi consiglio di farlo, solamente perché appunto non vi perdete i prossimi video che stanno per uscire, e fidatevi che stanno per arrivare certe bombe allucinanti. E niente, di nuovo grazie signori per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo video, sperando che arrivi il prima possibile. Ciao a tutti.